Ciao a tutti, allora la stazione dei pompieri della Lego, che è il kit 60.414. La stazione ha il camion dei pompieri, quindi la parte di ruote hanno poi l'ingranaggio che girano e poi abbiamo la stazione con le due porte che si aprono, quindi si può mettere dentro il camion, quindi ci si può giocare, insomma. La scatola è abbastanza grande perché abbiamo davvero tanti componenti. In questo caso abbiamo 8 pacchetti diversi. E qui il manuale, solitamente il manuale della Lego sono abituato ad averlo uno molto grosso. In questo caso è diviso in tanti piccoli manuali, in 4 manuali divisi appunto per pacchetti. Abbiamo anche gli adesivi, i mancabili adesivi. È possibile utilizzare l'app anche per vedere i manuali, non solo attraverso qui le pagine. È fatto davvero bene perché sono spiegati in modo chiaro, nonostante farli sarà comunque complicato. Qui dice che abbiamo da 6 anni, però in realtà secondo me ci vuole anche un po' di più di 6 anni o eventualmente farli con un adulto, anche se comunque non è complicatissimo, però è lungo e quando sbagli qualcosa magari devi tornare indietro e rifarne magari metà. È davvero davvero bello, sicuramente costa un po', però a parità della Lego non c'è assolutamente niente. Come qualità dei materiali, come definizione è fantastico. Ci sono altri tipi di giochi del genere, ma secondo me non valgono, piuttosto non comprateli. Il tempo, solitamente io per fare una sezione del genere ci metto circa, non so, se facciamo, dedichiamo 3 ore al giorno, 2 ore al giorno, ci si mette minimo, minimo una settimana. Se arriva 1 o 2 settimane con tante ore al giorno, se si usa magari un'ora solo al giorno, sporadicamente, si può arrivare anche a un mese per costruirla perché è davvero grande. Ciao!